Buongiorno, questo video è finalizzato a mostrarvi la Glossybox Green che ho ricevuto oggi insieme alla Glossybox Beauty ed è questa. Si tratta della Glossybox dedicata ai prodotti naturali che esce a caduta trimestrale per un costo di 25 euro. Io vi dico subito che questa non l'ho pagata perché l'ho vinta. E quindi me l'ha mandata in seguito a questa vincita il film. Allora, l'altra Glossy Box io l'ho acquistata da che avevo visto che era presente Neve Cosmetics, era presente con un blush ed è un blush che io ho apprezzato molto, mi è piaciuto tantissimo. Sapevo che il team mi avrebbe inviato questa e non mi ci sono abbonata volutamente, insomma. Però la ricezione di quella precedente sicuramente mi avrebbe invogliata all'acquisto perché ero rimasta, tranne qualche piccola cosina, poco ero rimasta abbastanza contenta, scusate. Non sono una fanatica dei prodotti naturali, però mi fa piacere utilizzarli se fanno quello che promettono e danno gli effetti che io sto cercando in un cosmetico. In genere, come dicevo nell'altro video, non mi sono sempre trovata bene con i prodotti naturali, soffro facilmente di dermatiti o di allergie e per cui devo stare attenta a quello che utilizzo. Poi insomma, arrivata all'età di 39 anni, devo stare attenta anche a come tratto la mia pelle perché non reagisce più con la ripresa di un po' di anni fa. Quindi ci vado con i piedi di piombo nel provare i prodotti, soprattutto le creme, ma anche i make-up in genere. Mi vorrei avvicinare al mondo dell'ecoduo, però vi ho detto, non sempre le esperienze che ho fatto dell'EcoBio sono state positive. Io uso prodotti con degli ingredienti poco verdi veramente che mi piacciono tantissimo, non li cambierei con niente al mondo o il contrario. Perciò vi dicevo, non sono fanatica, non sono fissata, uso quello che mi piace e soprattutto quello che chiedo a una casa cosmetica è la piacevolezza dell'utilizzo, nel senso che siccome sono prodotti che dobbiamo utilizzare in realtà tutti i giorni per volerci bene, credo che chiedo che si stendano facilmente. Che abbiano una buona profumazione perché sicuramente li si utilizza molto più piacevolmente e che mantengano ciò che c'è scritto e ciò che si cerca acquistando quella determinata tipologia di prodotti. Fatta questa premessa, e ve lo ripeto prima che ci siano commenti, insomma, che non rendono bene il fine per cui sto facendo questo video, io non me ne intendo di Inci nella maniera più assoluta. Per mia espressa volontà. Ok, questa glossy box veramente non l'ho aperta, la sto aprendo adesso insieme a voi e quindi vediamo che cosa ha questa brochure informativa. Sì, di tutti i prodotti che sono contenuti all'interno di questa glossy box. Vabbè, quest'altra cartolina qui. E poi parla di Argital, che è un brand che avevamo già trovato nella scorsa Glossy Box Green. Perfetto, una cosa che ho visto mi ha fatto enormemente piacere. Allora, partiamo. Primo prodotto che mi è proprio saltato fuori per essere visto da voi è di Argital e si tratta, perché non metti a fuoco, di un balsamo naturale per le labbra, prodotto che mi strapiace perché io uso tantissimo burro cacao e tutto ciò che è affine al burro cacao perché ho la pelle secca, le labbra secche e questo è anche biologico, è normale, contenuto all'interno di questa glossy box. Non so se sia veramente biologico perché non me ne intendo di Inci. Ok. Il brand, vi ho detto, è di Argital, qui c'è scritto balsamo lucida labbra naturale. Labbra morbide, senza conservanti, senza allergeni. Sì, senza allergeni.
Questo balsamo è da 10 ml, però suppongo che si tratti di una full size, perché questi sono sempre piccoli. Vedete, una delle prime cose che io faccio quando acquisto, devo acquistare i prodotti, è andare ad annusarli. Se hanno un odore poco piacevole, so che non li metterò, e quindi sicuramente desisto dall'acquisto. Poi, sempre di Argital, c'è un intimo vegetale, quindi un sapone intimo da 20 ml, quindi in questa box ce n'è per tutti, anche per la Yolanda. Glossy Box ha pensato a tutto. Poi c'è un olio attivo di purezza, l'olio essenziale di Teatri da 10 ml. Questo qui, fatemi vedere, ho visto che ce ne sono di diversa tipologia. Vediamo il mio per chi è indicato. Olio essenziale di purezza, Teatri, di purezza, infatti è proprio il nome che mi ha acceso la lampadina. È un prodotto ricco di nutrimento, utile soprattutto ai soggetti con pelle grassa. Non è la mia pelle, non ho la pelle grassa. Il siero favorisce il risanamento del tessuto superficiale sia del tessuto profondo. È ricco di oli vegetali, vitaminici, nocciola rosa e rugginosa, germe di grano che idratano, facilitano la rimozione delle impurità e salvaguardando il mantenimento della salute della pelle senza aggressioni. Non lo so, lo proverò, però io non ho la pelle grassa nella maniera più assoluta. Poi si era parlato di Lush, e avevo visto che c'era quel cuore con i brillantini che io già utilizzo, per cui mi auguravo che ci fosse l'altro prodotto. Infatti sono stata fortunata in questo. Mi è capitato appunto, si tratta di wash, gelatina da bagno o doccia? Doccia nel mio caso. Una tripla spremitura fresca di agrumi rivitalizzanti per rinfrescare la pelle e le idee. Ecco, ci vorrebbe, visto che oggi ho mal di testa che non va via nemmeno con la compressa. Allora, come si usa? Tienile in bagno, in frigo, in freezer. Se è congelata è più divertente. Passala sulla pelle come fosse sapone e risciacqua. Io conosco Lush, compro da Lush non perché è una bottega nella mia città, ma ho sempre comprato in internet, quindi online ho fatto gli ordini, però questo prodotto non l'avevo mai acquistato. Mi fa enormemente piacere averlo trovato nella Glossy Box per conoscerlo. Si tratta di un vasetto da 100 grammi. Vi faccio sapere magari nei prodotti promossi e bocciati come mi sono trovata. Poi c'è questa specie di guantino qui, di una marca, sentite un po', Zuccaluffa, è proprio un nome che mi dà allegria, non so perché, non conosco questo brand, ma mi piace tantissimo il suo nome, Zuccaluffa. Mi complimento con chi l'abbia ideato, vedete, si inserisce la mano così e ha sicuramente un potere scrubante qui. Non è un prodotto che amo tantissimo, perché io uso il Talasso Scrub di Collistar, però ciò non significa che non lo proverò, anzi, sicuramente sarà uno delle mie prossime prove. Allora, io chiedo scusa perché in questo spacchettamento sono un po' lenta, però sto vedendo tutto con voi. Allora, questo invece è un sample kit di Alce Nero, e questo l'apprezzo tantissimo perché è un marchio che conosco, marchio di oltre 1000 agricoltori impegnati da più di 30 anni nell'agricoltura biologica. Fornisce materie prime coltivate senza l'uso di sostanze chimiche come base dei prodotti Pura Vida Bio. Allora, si tratta. Dice testato sul nickel, dermatologicamente testato, il che non può farmi che piacere. Profumo 100% naturale, non contiene parabeni e conservanti, quindi in linea proprio con la Glossy Box Green.
È un sample kit, per cui penso che all'interno troverò una serie di campioncini, di sample, infatti. Vediamo quanti ne sono. Li conto insieme a voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, c'è crema pelli sensibili. Allora, vediamo se c'è ogni campioncino di quanti ml è composto. Non vedo nulla, nulla, nulla. Sono così, insomma, di queste dimensioni, piccini, possono essere, suppongo, massimo un 2 millilitri, suppongo, perché non vedo scritto un 2 millilitri per campioncino. Crema pelli sensibili, number one. Proseguiamo. Crema idratante. Ah, vi dicevo, la crema, la marca è Pura Vida Bio. Crema antirughe 24 ore. Crema antirughe effetto matte. Non è tanto adatta al mio tipo di pelle, però non, sicuramente non ci morirò se la utilizzerò. Poi, latte corpo. Crema contorno occhi e labbra molto gradita. Crema antirughe bis. Latte corpo bis. E infine crema pelli miste. Diciamo che la mia pelle è secca, tendenzialmente talvolta mista. Quindi questo ci può stare anche bene. Qui c'è il foglietto in cui sicuramente saranno elencate le varie creme, e questa è la Glossy Box Green. Allora, che dire di questa box? Sono contenta del prodotto Lush che ho trovato e mi farà sicuramente piacere utilizzarlo, visto che appunto il cuoricino, non mi ricordo come si chiama, io ce l'ho già, quindi sarebbe stato un doppione, e però anche quello è molto molto buono, l'ho comprato e vi posso dire che mi piace. Questo lo utilizzerò ma non impazzisco. Sapone intimo, ringrazio la Yolanda. Quest'olio non lo so perché io non ho la pelle grassa, comunque penso di utilizzarlo sulla zona T, perché talvolta, ma proprio talvolta, mi può tornare utile. Il balsamo lucida labbra naturale sicuramente lo utilizzerò e sarà il primo che finirò. E poi basta così. Allora, io avevo sentito dei pareri molto negativi sulla Glossy Box Green. Non che mi sia piaciuta chissà quanto, oddio, 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 oddio. Sicuramente aprire questa Glossy Box Green mi ha dato una sensazione differente da quella scorsa, perché quella sembrava più piena di prodottini e soprattutto più piena di prodotti a taglia piena. Aveva quel bel barattolone di crema corpo, insomma, dà l'idea di essere leggermente più povera rispetto a quella, però diciamo che ci sono questo prodotto e questo sample kit che sicuramente sono utilissimi. Poi non dimentichiamoci questo, che chi non usa un balsamo labbra, non penso che abbiano tutte le labbra grasse. Sapone intimo, anche in questo formato, questo è Argital, sicuramente è utilizzabile, suo, è piacevole anche da portare in viaggio. Questo, vabbè, vi dicevo, per la mia pelle. Tutto sommato non sono, non perché io non l'abbia pagata questa box, onestamente ho visto di peggio, non che sia una consolazione. L'altra volta prendola, sì, sicuramente si aveva la percezione di una box un po' più ricca, però anche questa,
Forse, ecco, tenendo presente il costo, 25 euro, forse un tantino giusta, ma non al di sotto di quello che costa per l'appunto. Questo ovviamente è un mio parere. Poi, questo è un parere dettato dall'apertura odierna, quindi sto commentando una cosa che ho aperto oggi e non so le soddisfazioni che potrà darmi nell'utilizzare i prodotti contenuti all'interno, per cui li userò, li proverò, sicuramente posso trovare uno o due prodotti che saranno i miei prodotti preferiti e quindi ne rimarrò ampiamente soddisfatta. Non lo so, onestamente mi ha delusa più quella beauty rispetto a questa. Sono sincera nel dire quello che sto dicendo. Non so se mi abbonerò a quella green per il prossimo trimestre, valuterò un po' tante cose che valuterò dal punto di vista economico, dal punto di vista dei prodotti da smaltire, valuterò gli eventuali indizi che daranno in questo periodo e vedrò poi magari se continuerete a seguirmi, ve ne parlerò più compiutamente. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, se volete iscrivetevi al canale e vi saluto, buon make-up a tutte e al prossimo video, ciao!